Antonio, hai detto che i tuoi figli sono sportivi, un po' una tendenza che hanno ereditato dal padre. Sei sempre uno che ti sei schierato, sia nel calcio che nel basket. Non solo dal padre, perché noi siamo una famiglia, cioè mio padre era un atleta, faceva i 110 ostacoli. Mio zio Pasquale, diciamo, è uno dei nomi dello sport della provincia di Avellino, nella pallavolo, quindi manteniamo, diciamo, conserviamo le tradizioni di famiglia, siamo sempre stati molto sportivi, praticanti, cioè senza. Mio zio l'ha fatto anche a livelli più importanti, che ha fatto l'allenatore in Serie B. E quindi questo è, diciamo, io ci tengo che loro facciano sport e che lo sport serve a vivere meglio. Ecco, che idea ti sei fatto della situazione che si sta vivendo in città, sia per quanto riguarda il calcio che il basket? Partirei dal calcio, abbiamo visto i giocatori addirittura scendere in campo con la maglia nera della vergogna, subire delle relazioni che per uno sportivo penso sono più offensive. La considero una pagina vergognosa della nostra città e della nostra provincia. Il fatto che a Catanzaro abbiamo perso una bruttissima partita, però dopodiché credo che soprattutto il gruppo dirigente della squadra non avrebbe dovuto cedere alle pressioni della piazza. Una cosa è fare i dirigenti, una cosa è fare la società, altra cosa i tifosi fanno bene a gioire se si vince, a protestare se si perde, ma la società non deve assecondare questi orientamenti. Nel basket sono contento di questa, ma gli Ercolino hanno dato molto, perché comunque negli anni scorsi abbiamo avuto grandi risultati. Avrebbero dovuto dire a inizio campionato che non ce la facevano più, che non avevano più le risorse, le forze, la possibilità di portare avanti, e quindi bisognava cambiare in quel momento e non illudere la piazza, che addirittura eravamo l'antisina, diciamo. E poi secondo me avrebbero dovuto, una volta, diciamo, che la crisi era diventata profonda, farsi da parte subito e lasciare agli altri, alle istituzioni, agli altri imprenditori la possibilità di costruire il futuro della società. Io spero che da fine campionato si possa cominciare a scommettere sul futuro. Io sono un nostalgico, sono molto legato al basket dell'era Melillo, dell'era Menotti San Filippo. Intanto togliamo l'aglio, lo buttiamo nell'umido, ecco qua. Quando raggiungono la doratura, poco prima si tolgono, quindi ci vuole un po' di tempo. Adventure is out there, it's heading our way. So grab your scarf and goggles, let's fly. I've mapped out our journey, we're up here to stay. A sunset is our home, a moonbeam we will own. Questo è pronto per la tavola. Ok. Questo è un antipasto molto semplice, Tommaso lo va a portare in tavola. Le noccioline queste le mettiamo qua, che papà ogni tanto mentre cucina. Ecco, la cucina sicuramente non è fatta per chi va di fretta, sicuramente per preparare un pranzo succulento bisogna dare il giusto tempo agli ingredienti. L'esperienza nella politica invece, nella gestione di amministrativa? Vabbè, la politica è una passione che uno coltiva, almeno io fin da quando ero al liceo, certo sotto altre forme, non con l'impegno diretto nei partiti.
Poi è venuta poi dopo con i partiti, con l'amministrazione, la passione per la città, per essersi accompagnati anche a grandi amici, maestri come Giannino Grasso, Tonino Di Nunno, Nunzio Cignarella. Questo poi alimenta appunto un sentimento di servizio verso la comunità. Speriamo che questo venga riconosciuto dai cittadini, che apprezzino il fatto che tutto sommato Avellino è andato avanti, è progredito, che ci sono stati gruppi dirigenti diffusi che si sono dati da fare per questa città. Vogliamo vediamo vedere a che punto, ecco, sta. Se c'è Tommaso che gira. C'è Tommaso che controlla. Noi intanto prepariamo l'insalata, va? State attenti al fungo. Com'è il profumo? Buono, dobbiamo mettere un po' di sale nei funghi. E ora cominciamo anche a preparare la pietra per la carne. Per rollare. Intanto possiamo aprire il vino, che questo è un vino che deve respirare un poco. La pietrollare invece, per arrivare a temperatura, quanto? La pietrollare si verifica in un modo molto semplice: la temperatura, si mette una goccia di aceto, se va in evapora subito vuol dire che stiamo a buon punto, quindi ancora ci vuole ancora tempo. Ed ora saltiamo la pasta, le tagliatelle con i funghi per un paio di minuti, giusto per far amalgamare bene. Abbondiamo con i piatti, eh?
Melus abundare quam deficere, dicevano i latini, e noi seguiamo questa. No. Togliamo la cucchiaia. Ma ora dovete mangiare? Francesco, vieni a mangiare. Verso io. Aspetta. Ecco, diciamo che noi siamo per il riciclo anche in cucina. Restano i funghi porcini, l'olio extravergine. Facciamo una bella frittata, ecco, che a Tommaso piace tanto. Questa è la frittata con i funghi porcini di Tommaso Gennaro. Preparata da lui stesso. Bravo. Ok. Facciamo un brindisi? Assaggiamo il vino, vediamo com'è. Brindisi, lo diamo a questo qua, la signora. Frittate i funghi porcini per i bambini. Noi siamo passati, diciamo, alla parte più piacevole della cucina, che è la tavola. Abbiamo apparecchiato prima, adesso abbiamo imbandito la tavola, adesso Antonio, io direi di provare questa delizia che ci hai preparato. Chi lo dice che è delizia? Perché il profumo è davvero eccezionale. Confermo, eccezionale. Io direi un 8 pieno per Antonio Gengaro Cuoco. Non esageriamo. No, eccezionale. Io direi, Antonio, di continuare a telecamera chiusa a mangiare, di salutare, di ringraziarti davvero per l'ospitalità dei tuoi figli che ci hanno rallegrato questo pomeriggio. Grazie ancora e buon Grazie appetito. Grazie a voi e buon appetito. Gargantuan monstrosities larger than a whale. Come with me and we will snatch that giant monkey's tail. Bang, bang, once the smoke has cleared. After all the crowds have cheered. Another risky venture, it sure would be the clincher. My spirit of adventure is you. Adventure is out there, let's crack some champagne. I've hung 100 heads on my wall. To say that I've traveled is far too mundane. Let's grab our own.